Lunedì 20 maggio 2024 siamo negli studi di Stato Quotidiano con Giuseppe Marasco, Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, candidato al Consiglio Comunale di Manfredonia per le amministrative dell'8-9 giugno 2024. Signor Marasco, innanzitutto, quali sono le motivazioni alla base della sua candidatura? Sì, grazie a Stato Quotidiano che mi dà questa possibilità e saluto tutti quelli che seguono Stato Quotidiano. E allora, Giuseppe, alla base della mia candidatura, dopo oltre 30 anni fuori dalla politica e dal mondo amministrativo a livello comunale, io ho ritenuto importantissima la mia scelta. Perché oggi come non mai serve la mia presenza in consiglio comunale. Per queste motivazioni sono breve, perché io ho scritto il mio manifesto, parla chiaro, il voto si merita. E per tutto quello che io ho fatto in 40 anni, 50 anni per la città di Manfredonia, dall'arte alla cultura, allo sport, al turismo sociale, al volontariato, all'ambiente, all'ecologia, a tutti i vari settori. Ho sempre volontariamente e gratuitamente prestato la mia opera di pubblica utilità a beneficio del territorio, soprattutto di Manfredonia, ma anche dell'intera Capitanata. E allora il mio impegno che ho sempre fatto e che continuo ancora oggi a fare, e domani per esempio starò al Torrente Carapelle per fare recuperare 40 carcasse di auto. Tanto per cambiare, insomma, che è diventato una Grazie. rotina. Ma la mia priorità più alta è rendere la nostra città di Manfredonia al sicuro, perché manca la sicurezza. Del male, al sicuro dal male e dai precedenti errori dei precedenti politici. Manfredonia deve rinascere, deve rinascere. Ecco perché mi sono candidato con la coalizione di Ugo Galli sindaco. Che giudizio ha di Ugo Galli? Perché sostenerlo? Sì, allora Ugo Galli l'ho avuto moltissimi anni fa, era un giovanotto, un studente e giocava a ping pong, detto, ma Tennis tavolo, sì. tenere tavolo con Zefferino D'Onofrio, tutti gli amici, Matteo Fiorile, l'avvocato Aulise, eccetera, erano tutti ragazzi che avevamo questa passione, anche la squadra federale della FITET, Federazione Italiana Tennis Tavolo. Però io sono stato amico e il pace all'anima sua, il grande Alessandro, guarda, poi il nome Alessandro il Grande, Galli, il papà procuratore capo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, mi ha voluto sempre bene, mi ha voluto sempre consigliare, e mi ha detto: Giuseppe, la mia porta è sempre aperta, e mi ha affidato i figli. E mi ricordo questa frase: se un mio figlio merita uno schiaffo, dallo, che quando vengo a casa gli do due. Ecco, e allora, Quindi lo sostiene perché è una persona trasparente, perché è una persona credibile. perché Ugo Galli, secondo me, tra i quattro candidati sindaci, è la legalità, è il nuovo, è la persona in cui, con il nostro aiuto, con la sua vittoria, che sono convinto che Galli è e sarà il sindaco di Di Manfredonia, Manfredonia. deve finire il sistema politico delinquenziale mafioso che da anni e anni e anni questa cupola che tutti sappiamo chi sono, si sentono i padroni della città. Ma andate a comandare a casa vostra se siete capaci, perché le vostre mogli non vi fanno comandare, siete solo dei cerruoli, i cerruoli, dice a Manfredonia. Vergognatevi, questa è la realtà. Per concludere, l'ultima cosa. In molti si chiedono, di coloro che la vogliono sostenere, ci sembra che ne siano tanti, però scelte di elettore, libero arbitrio. Una volta in consiglio comunale, continuerà ad avere la stessa determinazione e forza? Sì, allora io In molti si chiedono questo, sì, perché? allora
Allora, tutti hanno paura della mia elezione. Invito a tutti di sostenermi, di votarmi, di farmi eleggere come primo, come quello più suffragato, Preparato. perché dicono la spina nel fianco. No, io tolgo spina, la spada nella roccia, la spada nel fianco, sia di chi esce, sia della mia coalizione con Galli Sindaco. Ho ipotesi, ma voglio eliminare queste ipotesi se Galli non esce. L'importante è che, perché io devo controllare ogni atto amministrativo, devo essere il vigile, attento, il consigliere. Rompi Rompi scatole, ecco, scatole, per non ho dire, capito. devo stare al servizio dei cittadini, ma devo anche richiamare tanti fannulloni che hanno queste coperture antiche politiche, che si pensano di essere Dio e Padre Eterno. No, è l'ora di finirla. Manfredonia deve vivere nella legalità, nella trasparenza, nella sicurezza e nella rinascita, perché Manfredonia abbiamo il clima migliore dell'intero territorio nazionale. Abbiamo storia, risorse, agricoltura, pesca, ambiente, montagne, verdi, il lago Salso, Manfredonia. Abbiamo perso milioni, 5 milioni del progetto Lama Scalonia, perché è caduto il sindaco e un dirigente del PD non ha voluto firmare, non ha voluto assumere la responsabilità. Altri milioni persi. Vanno recuperati tutti i fondi PNR, i fondi europei, i fondi statali, i fondi regionali. Emiliano, vergognati, perché hai trascurato Manfredonia, hai fatto chiudere l'ospedale, le nascite e tanti reparti. Ma veramente siete dei lestofanti politici, tutti quanti. Avete rovinato Manfredonia e i nostri regionali, i nostri Consigliere. consiglieri, deputati alla Camera e Senato, svegliatevi, non vi vergognate, non vi guardate allo specchio, l'anima brutta che avete per non aver mai risolto il problema del candelabro, l'inquinamento, il cervale esce l'acqua pulita chiara, il canapè acqua pulita chiara, il candelabro esce acqua di merda che puzza e il colore è schifoso. Perché questo? E io lotto da 30-40 anni e lotterò sempre, se esco oppure non esco. Però voi cittadini che votate, rendetevi conto, quando date il voto, lasciate perdere parenti, poi si sono messi i candidati in ogni lista i militari. Eh sì, però Maraschi, io devo avere 30 giorni di permesso e io mi sono candidato perché io voglio questo. Ma vi rendete conto che siete vergognosi, che parlate solo per i vostri interessi. Io mi candido perché non ho industrie, non ho niente. Sapete quello che io faccio e quello che io svolgo della mia vita a chiave lettere, con tutti i miei pregi, i miei difetti. Ma quello che faccio io, chi? Sfido chiunque, chi fa quello che faccio io? Nessuno! E nessuno perde il voto. Grazie. D'accordo, allora ringraziando questa appassionata, diciamo, dichiarazione di Giuseppe Marasco, candidato al Consiglio Comunale di Manfredonia nella lista di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni con Ugo Galli, sindaco di Manfredonia. Buonasera, Azione di Stato Quotidiano. Grazie. Grazie.